sono sconcertati e distrutti dal dolore perché è stata una tragedia del tutto inaspettata. Tenga presente che ad Arianna e al marito era stato assicurato che si trattava di un trattamento, non di un intervento, assolutamente normale, assolutamente di routine, per il quale non vi erano pericoli di alcun tipo. E si ritrovano con una figlia, sorella e moglie deceduta a 38 anni. Una cosa è certa, che non erano stati prospettati alcun tipo di problemi o complicanze. Quindi anche questo aspetto dovrà essere valutato, ritengo, dai consulenti, e dovrà anche essere valutato l'aspetto che Arianna non aveva alcun particolare problema di salute, se non appunto quello per il quale stavano cercando insieme al marito di avere un figlio. Un intervento, come diceva lei, che non è neanche appunto considerato tale, venga fatto in uno magari plesso che però non ha poi la possibilità di risolvere determinati problemi con l'emergenza. Questo è grave, riguarda responsabilità sul piano organizzativo ovviamente, e però riguarda anche eventuali responsabilità penali, che sono sempre personali, per carità, sono sempre da accertare, anche direttamente i medici, perché se una struttura non è adeguata, non ha i presidi, non ha le misure di sicurezza necessarie per eventuali complicazioni, in quella struttura non si devono svolgere interventi, non si devono svolgere trattamenti. Adesso come procederete? Noi abbiamo piena fiducia nella Procura di Bari, innanzitutto, e nel pubblico ministero che si sta occupando delle indagini. Abbiamo però già nominato dei nostri consulenti, che sono degli esperti di cui ci fidiamo. La Procura, presumo, ritengo che ne abbia nominati dei propri, e lunedì mattina, lunedì 15, ci è stato notificato l'avviso che verranno formalizzati questi incarichi, e credo si procederà con l'autopsia della signora, della povera Arianna, già nella giornata di lunedì.